voglio fare una piccola premessa a questa bellissima iniziativa, lo dico io, quindi poi voi mi smentirete eventualmente, anche perché credo sia doveroso, anche perché credo sia doveroso per chi magari non era presente le altre volte, fare velocemente un riassunto del come siamo arrivati a queste iniziative. Allora, noi come sindacato pensionati, quindi SPI-CGIL dell'area nord, per capire quali potevano essere, quali potessero essere i problemi che toccavano i nostri iscritti, i cittadini più in generale, abbiamo iniziato, tanto per essere chiari, il 10 di febbraio, vi do anche la data per dirvi come siamo partiti, in un gruppo dei segretari delle leghe che abbiamo all'interno del nostro territorio, partendo da Finale e finendo da Concordia, ci siamo messi intorno a un tavolo e abbiamo discusso, ragionato e preparato un questionario. Abbiamo distribuito questo questionario e 500 questionari ci sono tornati indietro, distribuiti in modo omogeneo nel territorio. Quindi non che ci sia per esempio una parte che ne ha tirati su 200, una parte niente, no. Sostanzialmente tutte le leghe, tutti i comuni, tutte le nostre leghe hanno risposto in modo omogeneo, anche in termini di numeri, alle domande che noi abbiamo fatto. E dalle domande, la domanda più, diciamo, più gettonata, passatemi questo termine, era appunto il sistema sociosanitario, la sanità in modo particolare nel nostro territorio. I numeri, torno a dire, sto parlando non del 20-30%, sto parlando del 79% delle persone che hanno chiesto di discutere di queste questioni. E quindi noi diligentemente abbiamo operato, ragionato, costruito iniziative che discutessero di questa roba. E abbiamo coinvolto, che non mi stancherò mai di ringraziare, operatori ed operatrici del nostro sistema sanitario, dirigenti che anche oggi abbiamo la presenza del distretto, i sindaci del nostro territorio dove abbiamo operato, che ci hanno aiutato a discutere, interagendo con noi a discutere e capire come funziona il sistema e anche quali sono le criticità del sistema. Perché questo è quello che ovviamente e giustamente doveva saltare fuori da questa discussione. Quindi queste iniziative, che torno a dire, nel volantino avevamo scritto che sono legate da un filo rosso, che è un filo rosso che ci ha portato, un filo conduttore che ci ha portato, voglio dire, a ragionare partendo da Finale Miglia con la Casa della Salute, dove ancora attendiamo le risposte, e siamo arrivati, voglio dire, passando attraverso le iniziative che abbiamo fatto, le leggo perché altrimenti mi scordo, torno a dire, la Casa della Salute, abbiamo parlato dell'assistenza domiciliare Medolla, abbiamo parlato del fascicolo sanitario che sembra una banalità ma è molto importante, e del funzionamento della sanità di base, quindi i medici di base e robe di questo tipo, e abbiamo parlato l'ultima volta a Concordia del sistema dell'emergenza-urgenza, pronto soccorso, come intervenire, roba del genere, che devo dire anche lì, come in tutte le altre, abbiamo davvero avuto l'impressione di avere una sanità che per certi versi funziona bene, ma abbiamo anche capito che ci sono dei problemi. I problemi quali sono? I problemi sono le macchine che magari sono non obsolete, ma sono molto usate, funzionano benissimo ancora, ma voglio dire, sarebbe bene cambiarle, forse fra un po', ma non ci sono i soldi per cambiarla, quindi ancora un po' bisognerà aspettare, oppure alcune altre questioni che magari poi dopo al limite potranno saltare fuori. Quindi alle iniziative abbiamo detto che abbiamo chiamato tutte queste persone, e tutto questo per avere appunto un quadro sulla reale situazione che abbiamo nel territorio, che si prospetta, e anche di fronte ad una situazione dove si dice che ancora una volta si tende a tagliare sulla sanità. Poi ci sono anche qui delle contraddizioni, perché dal governo centrale pare, ci dicono ti diamo più soldi, ma sembra invece che non sia vero, ci dovremmo vedere,
Nello stesso tempo abbiamo firmato un accordo in Regione Emilia-Romagna che prevede lo sblocco delle assunzioni e il finanziamento della sanità nel territorio, quindi qualche cosa si sta muovendo. E non dico che è stato merito nostro, per la di Dio, non vorrei dire questo, però voglio dire, in questa discussione sono venute fuori alcune questioni. Queste le nostre intenzioni, quindi, era quella di riuscire a coinvolgere una buona parte dei cittadini del territorio, in particolare dei comuni dove siamo andati a fare le iniziative, ed in particolare, voglio dire, in un confronto dibattito serrato, perché poi, voglio dire, c'è stato anche un dibattito all'interno delle nostre iniziative sulle problematiche che ho descritto prima, rilanciando e chiarendo le nostre posizioni, perché anche noi abbiamo delle posizioni e poi lo vedrete anche nella riunione di oggi. Devo dire che il coinvolgimento che ci eravamo proposti fin dall'inizio, la discussione che ci eravamo proposti fin dall'inizio, devo dire che è un obiettivo che mi sento di dire che abbiamo raggiunto. Sta a testimoniare la vostra presenza oggi, numerosa, a questa iniziativa. Quindi oggi chiuderemo questa serie di iniziative con questa tavola rotonda, che può la neminga rotonda, ma le distese, che seppur con alcune defezioni, perché se avete letto nel volantino doveva essere presente il dottor Annichiarico, ma aveva degli impegni urgentissimi che non poteva non essere presente, però credo sia sostituito in modo degnamente sostituito adeguatamente dal dottor Vezzosi, che è alla mia estrema sinistra. Comunque dopo presenterò eventualmente il tavolo, anzi lo presento subito, che abbiamo, partendo dalla mia destra, Erminio Veronesi, coordinatore della CGL dell'area nord, quindi la stragrande maggioranza di voi conosce. Abbiamo Massimo Tassinari, che avete sicuramente conosciuto, che è rappresentante sindacale all'interno della sanità, della nostra sanità, quindi un rappresentante sindacale nostro all'interno del mondo della sanità. Abbiamo Tania Scacchetti, segretaria generale della CGL, che non credo abbia bisogno di presentazioni. Alla mia sinistra, lo presento dopo, Filippo Molinari che ha sostituito Maino perché ha avuto un impegno, ma questo lo sapevamo già da tempo. Filippo Molinari, che è sindaco di Vedolla, che ci darà poi, risponderà alle domande che faremo. E torno a dire, il dottor Angelo Vezzosi, che è direttore del distretto sanitario del nostro territorio, che abbiamo già avuto l'onore e il piacere di averlo con noi a Finale Emilia per discutere appunto di queste problematiche. Dicevo che tenevo per ultime, ma non per ordine di importanza, Francesco Dondi, che è giornalista della Nuova Gazzetta di Modena, al quale abbiamo chiesto di gestire questa serie di domande che faremo ai nostri interlocutori, perché credo che anche in queste cose serve la giusta professionalità per gestire questo momento importante. Ci saranno delle domande che Francesco gestirà come giustamente meglio crede, e ovviamente se dopo, alla fine del primo giro di domande, ci saranno delle domande da parte vostra, ovviamente gli interlocutori sono ben disponibili eventualmente a dare le giuste risposte alle domande che vengono fatte. Do sicuramente la parola a Francesco per iniziare la roba, se non dopo avervi detto una cosa che non è importante come la sanità, però abbiamo i tavoli che sono coperti, dopo c'è anche il buffet, quindi non scappate via, prima di andare via fermatevi in fondo nell'angolo sinistro quando uscite, che c'è un buffet che vi abbiamo offerto come sindacato pensionato. A te Francesco. Buongiorno a tutti, intanto colui che ha fatto questa introduzione, Fausto Bertelli, immagino che molti lo conosciate, però magari qualcuno non lo conosce, è giusto che sappiate anche chi ha fatto questa introduzione della giornata di oggi. Chiaro che parlare di sanità nella bassa, nell'area nord, dopo un terremoto, dopo le discussioni sull'ospedale di Mirandola, sul futuro dell'ospedale di Mirandola, sulle case della salute che sembrano la nuova avanguardia sanitaria, diventa estremamente interessante. Aggiungo che
è stato completato da poco un percorso partecipato organizzato dall'Area Nord, quindi credo che oggi sia la giornata giusta per tirare le somme o, come dice il titolo della giornata di oggi, fare il punto. Io farò un attimino il vigile urbano, ve lo dico, se non mi piace, perché mi metto nei vostri panni, mettermi a sedere e ascoltare sproloqui o valutazioni che durano 10, 12, 15 minuti senza interlocuzione. Quindi partiamo con le domande ai nostri ospiti. Qui io ho due microfoni perché mi piacerebbe coinvolgere voi. Io vi ascolto volentieri e penso che i nostri ospiti siano ben lieti di darvi le risposte che necessitate, che vivete sulla vostra pelle quotidianamente. Io abito a Finale, quindi penso di conoscere un attimino le problematiche, le virtù e le difficoltà della nostra sanità locale, però mi piacerebbe ascoltarle da voi. Non capita tutti i giorni di poter parlare con dei rappresentanti istituzionali di così alto livello, quindi mi limito a questo come introduzione. Vado immediatamente da Erminio Veronesi, che ha seguito un attimino tutte le tappe di questo percorso che la CGIL ha fatto nell'Area Nord, e gli chiedo, Erminio, se ci puoi tracciare un bilancio complessivo partendo eventualmente dalle virtù, ma anche evidenziando quali sono effettivamente le difficoltà che sono emerse nei precedenti incontri. La sala oggi conferma l'andamento delle iniziative che abbiamo fatto in questi due mesi con lo CGIL, ed è sicuramente un'iniziativa molto partecipata e molto sentita dai cittadini, anche dovuta al fatto di questi questionari che abbiamo raccolto nel territorio, e la dice lunga sulla sensibilità che questo territorio ha rispetto alla sanità futura e anche ai servizi sociali che questo territorio dovrà dare. Per fare un po' il bilancio di queste quattro giornate, adesso per farla anche abbastanza breve, se no rischierei di essere noioso, io provo a sintetizzarlo così. Noi abbiamo alcuni elementi: l'ospedale di Mirandola e la Casa della Salute collegati ai servizi sociali di questo territorio. Ecco, sull'ospedale di Mirandola sicuramente delle criticità ci sono. Sto pensando ai tempi di attesa dei cittadini, questo è sicuramente uno dei problemi che nel corso degli incontri che ci sono stati sono venuti fuori in modo consistente. Anche, secondo me, anche il futuro che avrà questo ospedale del nostro territorio, anche se noi dobbiamo iniziare a ragionare probabilmente anche con una mentalità diversa su quello che è la sanità e sarà la sanità del futuro e dei prossimi anni. Perché a noi tutti piacerebbe avere un ospedale sotto casa con dei primari di grandissima eccellenza, ma sappiamo benissimo che questo qua è un libro dei sogni e non è neanche possibile. Oggi la sanità che va, diciamo così, di moda, il modello è quello del Hub and Spoke, dico bene, è corretto come termine tecnico, in cui abbiamo un ospedale centrale baricentrico, sto pensando a Baggiovara, dove troviamo delle eccellenze veramente, e poi ospedali periferici di prossimità di territorio che, diciamo, che arrivano come primo intervento, ti danno sicuramente una garanzia, una sanità di qualità, ma secondo noi la sanità, diciamo così, l'intervento prioritario e principale viene svolto dall'ospedale centrale che è o Baggiovara o il Policlinico. Questa è la nuova sanità con cui noi dobbiamo confrontarci, cioè non è più possibile avere un ospedale sotto casa che tra l'altro con anche le nuove tecnologie, anche da un punto di vista economico, sarebbe difficilmente compatibile, viste purtroppo l'esiguità delle risorse. Quindi dobbiamo cercare di ottimizzare il servizio che viene garantito al cittadino. Le chiusure degli ospedali hanno peggiorato la sanità e lo stato, ecco, più che sanità, lo stato di salute della popolazione. Io penso di no. Lo stato di salute della popolazione, visto anche l'aumento dell'età, delle aspettative di vita dei cittadini, sicuramente è migliorato, anche perché gli stili di vita sicuramente hanno inciso parecchio, cioè adesso si diceva anche nei precedenti incontri, insomma si sta molto più attenti sia alla diagnosi che anche a preservare la propria salute, ma non è sicuramente sufficiente. Il modello che viene fuori da questi quattro incontri qua è sicuramente
avere un ospedale territoriale, cioè quello di Mirandola, che sia sicuramente potenziato in alcuni aspetti che oggi sono sicuramente carenti. Dall'altra parte far partire tutto quel sistema di assistenza periferica che sono le case della salute, che non sono degli ospedali, ma sono la casa della salute dei cittadini, ovvero in cui tu, cittadino, vieni accolto 12 ore o 24 ore, senza, avendo anche alcuni posti letto, si parla fino all'Emilia di circa 20 posti letto di OSCO. Non sarà l'unica casa della salute a Finale Emilia, ma ce ne saranno anche delle altre sempre sul territorio. Altro aspetto che veniva fuori da questi incontri qua è sicuramente la difficoltà anche culturale, soprattutto culturale, di far percepire al cittadino questo cambio di paradigma in cui l'ospedale non ce l'hai più sotto casa, in cui va fatta funzionare la casa della salute. E qua dobbiamo già notare una criticità. La casa della salute a Finale Emilia, che sostituisce, diciamo così, a grandi linee il vecchio ospedale, doveva partire nel 2016. Sicuramente non è partita. E qua c'è un problema politico enorme di risposta da dare ai cittadini. Vuoi per le risorse, vuoi il sisma, anche qua, ahimè, ahi noi, abbiamo avuto un sisma che sicuramente ha rallentato anche la progettualità di questa nuova sanità, però questo non deve essere un alibi. Dobbiamo correre molto più veloce per recuperare il tempo perso, perché la salute non aspetta, eh? Non è che i nostri problemi di salute aspettano i tempi della politica. Quindi c'è necessità di far funzionare il prima possibile la casa della salute. Collegata alla casa della salute ci sono servizi sociali efficienti, servizi sociali che rispondono ai bisogni del cittadino. Oggi i servizi sociali sono sicuramente una risposta importante di questo territorio. E qua voglio ricordare subito all'immediato sisma il lavoro fatto dai